Renzi, a Cupero o a Civati. Naturalmente ognuno di noi si sente più vicino a un candidato, a Giulia Civati, rispetto agli altri. Però io credo che al di là degli schieramenti, oggi il tema da porre in maniera trasversale, io penso che SEL abbia un ruolo, una funzione, se svolge questo ruolo, è quello di saper parlare a tutti, a tutto l'arco di centro-sinistra, dalla nostra sinistra al Partito Democratico, cercando di porre al centro dell'alternativa che il centro-sinistra deve costruire quelli che devono essere i temi fondamentali e le nostre priorità. E in questo, se possibile, aprire anche delle contraddizioni nel Partito Democratico o nelle forze politiche a sinistra che in una fase come questa non si rendono conto che è fondamentale assumersi delle responsabilità, provare a dare delle risposte. Cioè, oggi una forza politica che si ponesse automaticamente come forza di opposizione in una fase della vita del Paese come questa, secondo me dimostrerebbe la sua inutilità. Noi oggi dobbiamo provare a dare una risposta di governo, perché tante persone hanno bisogno del nostro aiuto adesso, non tra un anno, due anni, tre anni. Cioè, non abbiamo il tempo di rifondare la sinistra così come la vorremmo noi per assumerci delle responsabilità. E quindi dobbiamo incalzare quelli che possono essere i nostri potenziali alleati con un'agenda di priorità. Se non è nata per essere l'ennesimo piccolo partito a sinistra, ma è nata per ricostruire la sinistra culturalmente e politicamente, con la visione di costruire un grande partito della sinistra che andasse anche ben oltre l'esperienza di SEL, cercando appunto di creare le condizioni culturali prima che politiche perché ci sia questa sinistra. Ora, naturalmente, la vittoria di Renzi a queste primarie non va esattamente nella direzione che diciamo noi, però io credo che bisogna anche saper interpretare un certo voto a Renzi, perché io credo che ci sia un piccolo pezzo di quello che vorremmo fare noi anche in ognuno dei tre candidati che si sono presentati alle primarie del PD, anche se noi siamo una cosa profondamente diversa da quella roba lì. E mi spiego, cioè io trovo che in Civati, che era quello sostanzialmente più sovrapponibile sotto molti temi alle posizioni di SEL, c'era naturalmente una vicinanza più forte nei contenuti, che è oggettiva, in tanti casi si è manifestata anche nella vita parlamentare, su molti provvedimenti. Poi spesso Civati, per una sorta di disciplina di partito, non è andato fino in fondo nelle sue posizioni parlamentari, però spesso ha dichiarato pubblicamente che la pensava come noi, questo è anche un fatto politicamente significativo. Ma io trovo che ci sia qualcosa di sinistra anche in chi ha votato Cupero. Attenzione, appunto, io non mi riferisco tanto al gruppo dirigente di quel partito o ai candidati di quel partito, ma in chi li ha votati. Molti che hanno votato Cupero non hanno votato perché hanno riconosciuto quella storia, quella tradizione della sinistra che molti, diciamo, elettori di centro-sinistra non vogliono che vada persa, perché un conto è il rinnovamento e dare risposte nuove a temi nuovi dell'agenda politica, un conto è smarrire le proprie radici, pensare che tutto quello che è stato fatto nel passato sia sbagliato, la storia della sinistra nel nostro paese. E c'è un pezzo anche delle battaglie politiche nostre nel voto Renzi, perché non è vero che tutti quelli che hanno votato per Renzi non sono di sinistra o hanno una visione moderata della politica. Non è così, io ho molti amici, in particolare, diciamo, c'è anche un tema generazionale, secondo me, di persone che, deluse in questi anni dalla mancanza di attenzione della politica per i loro problemi, hanno individuato, secondo me sbagliando, ma con uno spirito che invece è da cogliere, in Renzi la risposta a questo, cioè una generazione che vuole essere protagonista del suo destino, che non è più disponibile a delegare ad altri le proprie sorti e che vede in Renzi un fattore di destabilizzazione e di cambiamento profondo. Poi, naturalmente, anche nelle cose che dice Renzi c'è una parte di cose che possono anche essere condivisibili. Io sono talmente, diciamo, contro la classe dirigente del Partito Democratico che non mi sono mai iscritto con un partito, a differenza di Renzi. Però colgo questo elemento, no? Il fatto che non si può più andare avanti nei troni, d'arena, che davvero sono mai più possibili. Quindi, secondo me, si tratta di capire come riusciamo anche con questo voto delle primarie a fare nostri alcuni elementi, ma a mettere al centro la politica. Cioè, la cosa che secondo me è mancata in maniera forte in queste primarie del PD è che raramente ho sentito un confronto sull'agenda politica dei tre candidati. È stato molto un confronto tra chi sosteneva i diversi candidati, tra le personalità dei tre candidati, tra le storie di ognuno di loro. E
Io credo che non è da questo che parte la risposta efficace ai problemi del paese. Quindi io penso che Renzi, che oggi è candidato, eletto segretario del PD, debba essere sfidato su una serie di questioni concrete e che, diciamo, quello che pensa Renzi, vuol portare avanti Renzi, debba essere misurato rispetto, diciamo, alle sue risposte concrete a temi concreti, a partire da quello che deve fare questo governo. Io ho accolto anche favorevolmente il fatto che lui, più gli altri candidati, in particolare il Cupero, abbia sollecitato questo governo ad un cambio di passo. Bene, siamo d'accordo, ma in che direzione deve avvenire questo cambio di passo? Perché se il cambio di passo deve avvenire nell'aumento della precarietà del lavoro, diciamo, della diminuzione dei diritti dei lavoratori, perché si pensa che con questo si può fare qualche cosa di più per l'occupazione, siamo d'accordo. Se il cambio di passo deve avvenire invece su temi che noi condividiamo, tipo la fine del bicameralismo perfetto o magari la riduzione del numero dei parlamentari, perché sono cose che vanno nella direzione di una maggiore efficienza della politica, allora è un cambio di passo che io posso condividere. Quindi io penso che anche Renzi ora debba uscire da una certa superficialità e genericità con cui ha caratterizzato la sua campagna elettorale e entrare un po' più nel merito. Io sono convinto che nel momento in cui entrerà un po' più nel merito, anche nel Partito Democratico si può aprire una riflessione, ci possono essere forze che si attivano in maniera positiva e forse può riprendere quel percorso, diciamo, di unità della sinistra, che credo che sia fondamentale.